Buonasera a tutti. Diamo qualche minuto per entrare, per rendere gli altri partecipanti. Nel frattempo condivido lo schermo. Non condivido. Ecco qua, ciao Antonio. Datemi un check audio video, se tutto ok. Perfetto, perfetto. Ciao Riccardo. Ciao Cristiano. Ok. Bene. Possiamo partire. Allora, vabbè, vi lascio innanzitutto i contatti. Vi ricordo che per avere questi tool sono a disposizione gratuita per tutti i clienti Real di Tikmin. Basta mandarmi una mail a salab76@gmail.com oppure mi cercate sul chat di Working Forex su Telegram. Insomma, sarò ben lieto di fornirvi lo strumento. Vi ripeto, vi ribadisco che gli strumenti che io fornisco funzionano solo su piattaforma Tikmin. In alcuni casi parliamo di conti demo, non è il caso di stasera, in altri casi solo su conti real. Quindi dovete essere clienti di Tikmin. Meglio ancora se questi conti siano agganciati al mio IB, visto che io sono anche introducing broker di Tikmin. Bene, scherzando e ridendo, siamo arrivati al nono appuntamento. Insomma, abbiamo già fatto con questo di stasera 9 appuntamenti, in cui ho fatto vedere già oltre una decina di tool. E stasera ne vediamo ancora un altro, anzi, in realtà sono altri due, che insomma ritengo utili per chi fa questo tipo di trading, per chi usa questo approccio operativo al mondo del trading, diciamo sul Forex. Ve lo faccio vedere subito. L'argomento di stasera, in realtà meriterebbe, vi dico la verità, almeno un paio d'ore di webinar, cioè non bastano nemmeno, perché è abbastanza complesso l'argomento. Io, come al solito, cerco di darvi un sunto, dettato da che cosa? Dalla mia esperienza, cioè le cose le ho già viste, testate nel tempo, e ho tirato fuori quello che poi realmente potrebbe essere utile per me stesso innanzitutto, ma credo che sia utile anche per voi. Quindi vi ho tolto un po' di mezzo, un po', diciamo, di studio, che però vi invito e vi calorosamente a fare, perché insomma in giro trovate molto materiale in merito, insomma, a riguardo. Quindi per chi vuole approfondire, poi può approfondire. Oggi ci concentriamo su un aspetto, diciamo, piace molto a tanti trader, a me per primo, che è quello relativo alle correlazioni. Le correlazioni sulle valute dettate da che cosa? Dettate da dei pannelli, diciamo, di utilizzo, in modo tale che avete tutto sott'occhio direttamente in MT4, perché è chiaro che in giro ci sono siti specializzati dove possiamo vedere fare questi studi sulle correlazioni. Però un conto è navigare diciamo, baccamenarsi tra i vari siti internet, e un altro conto è avere tutto a portata di mano direttamente in piattaforma MT4. Vi ricordo che per tutte le, diciamo, quasi tutte, in buona parte, ed è anche il caso di stasera, sono delle versioni base che io fornisco in versione gratuita. Poi, chiaramente, sono susseguiti diversi studi, diversi lavori, e alcune cose che ho personalizzato per un'operatività, diciamo, più operativa, più concreta. Poi magari, se abbiamo tempo, vi faccio vedere qualche cosa. Bene, andiamo in piattaforma, che deve essere qua. Eccola qua, e andiamo a vedere lo strumento di questa sera. Gli strumenti di questa sera ne sono due, come vi ho detto. Il primo è un expert advisor, che è già qua sopra, non appare perché l'ho disabilitato un attimo. Eccolo qua. È un expert advisor perché la struttura è a mo' di expert advisor, ma in realtà lui non fa nessun tipo di operazione. L'ho concepito come expert advisor perché è un po' più veloce, ma in realtà è un tool operativo.
un tool operativo che, come potete vedere, insomma, per chi conosce, insomma, un po' le matrici, le correlazioni, è abbastanza semplice e intuitivo. L'ho fatto in questa maniera, senza fare tutto lo specchietto, perché non ha molto senso confrontare lo stesso cross incrociando due volte le valute, cioè euro-dollaro e sterlina-dollaro, piuttosto che sterlina-dollaro su euro-dollaro, dà comunque la stessa indicazione. Quindi, per non appesantire la piattaforma, l'ho messa diciamo, in questa versione. Come vedete, abbiamo l'asse delle, diciamo, delle Y, qui dove abbiamo tutti i 28 cross e le 28 valute, e l'asse delle Y, che l'ho messo così in diagonale, giusto per dare un senso un po' più facile e intuitivo di lettura. Che cosa fa questa matrice di correlazione? Beh, è abbastanza intuitiva il confronto tra i diversi asset. Nasce dall'esigenza, appunto, di fare subito un rapido check per capire se c'è o meno la correlazione. Io do per scontato che voi sappiate tutti quanti che cosa siano le correlazioni e come si muovono le correlazioni. Le correlazioni, molto brevemente, ma ripeto, ci sarebbe molto da parlare su questo aspetto. Sì, innanzitutto ci sono diversi modi e metodi e formule matematiche per calcolarle. Io mi sono fatto una mia idea della correlazione, ho cercato, come sempre faccio, di rendere le cose quanto più semplici possibile. Quindi, che cosa ho fatto? Ho confrontato candela su candela, chiusura per chiusura, senza applicare medie e altri calcoli, diciamo, arzigogolati. Confronto semplicemente la differenza percentuale di queste chiusure. Ora, diciamo così, la correlazione, la matrice di correlazione, porta fuori dei valori che vanno da meno 100 a più 100, quindi più 100 nel caso di massima correlazione positiva, meno 100 massima correlazione negativa, quindi correlazione inversa, oppure da meno 1 a più 1. Nel caso della mia matrice viaggia proprio così, da meno 1 a più 1. Ho evidenziato i diversi colori, come per dare subito l'impatto, dove sono le correlazioni maggiormente positive, evidenziando con dei colori, diciamo, sul verde, verde più acceso, quelle che sono positive, e rosso, rosso più scuro, intenso, quelle che sono, diciamo, inverse, come correlazioni negative. Adesso, attualmente, diciamo, la matrice di correlazione l'ho messa su un grafico daily. Sto analizzando da variabili esterne. Andiamo a vedere un attimo le variabili esterne. Sto analizzando le ultime 5 barre. Adesso sono su un grafico daily, quindi analizzerò gli ultimi 5 giorni. Template, ricordatelo, questo template, poi vi faccio capire a che cosa serve, però potete, quando cliccherete sul bottone, mi aprirà il grafico con un template predeterminato. Per ora lo lascio questo di default e vi faccio capire a che cosa serve. Allora, nell'asse delle Y, qui in verticale, che cosa potete fare? Innanzitutto, se ci mettete sopra, se scorrete il mouse sopra, come vedete, per esempio, facciamo il caso di euro-dollaro, io vi dico la volatilità storica di euro-dollaro a 5 giorni, 97 pip, e la volatilità di oggi, 84 pip. E questo ve lo vado a dire per tutti i vari cambi. Per esempio, dollaro CAD, 71 pip di volatilità storica a 5 giorni, oggi sta facendo 54 pip di volatilità giornaliera. Non è nient'altro che un ATR a 5 giorni, è un ATR su base, diciamo, sempre base daily, ma un ATR confrontato all'ATR di oggi con l'ATR di 5 giorni. Questo come ulteriore informazione. Sull'asse delle Y non ho potuto mettere niente per diciamo, handicap della piattaforma, perché la scritta, se la si mette in verticale, scusate, in orizzontale, posso, diciamo, manovrarla, crearci dei bottoni. Se la metto invece in diagonale, purtroppo non mi consente di lavorarla più che altro. Andiamo sulla matrice di correlazione, cioè sui valori che vengono espressi adesso. In questo ho fatto un esempio a 5 barre. Vedete che sono evidenziati, appunto, come ho detto, marcati più verde chiaro, verde, diciamo, su verde intenso, le correlazioni positive rispetto alle correlazioni negative. Se voi andate con il mouse sopra, diciamo, ogni valore, facciamo il caso, vogliamo confrontare CHF yen con dollaro yen. Quando io mi metto con il mouse sopra la freccia qui, mi appare il tooltip, che innanzitutto mi ricorda che correlazione è, perché magari mi posso perdere, no, diciamo, nella visualizzazione. Quindi stiamo vedendo la correlazione CHF yen contro dollaro yen. Vi dico la correlazione attuale, quindi un valore
questi sono tutti valori puntuali. Attualmente è 89%, questo aggiornato, diciamo, quando io poi ho trascinato l'expert sul grafico. L'expert si aggiorna automaticamente ogni ora. Se volete dei valori ancora più aggiornati, dovete cambiare, dovete fare un leggero cambio di time frame e vi escono i valori più aggiornati. Questo per non appesantire molto la piattaforma di calcoli. Calcolate che io faccio l'incrocio tra 28, 28 per 28, quindi insomma sono abbastanza, cioè, numerosi i calcoli. Dicevamo sul tuo tip, quindi vi dico la correlazione, quindi su 5 barre c'è CHF/JPY su dollaro yen, ma oltre alla correlazione di adesso, vi vado a dire la correlazione a 5 giorni, a 10 giorni, a 20 giorni, come vedete, vi ho fatto, adesso sparisce perché vabbè, chiaramente mi devo muovere un po'. Ecco, come vedete, vi riesco a dare la correlazione a 5, 10, 20, 30, 60 e 90 giorni. Questo che cosa vi serve? Sapete benissimo che le correlazioni, purtroppo, cioè, ci sarebbe tanto su cui parlare, però soprattutto negli ultimi anni, insomma, vanno monitorate con una certa frequenza, perché le correlazioni, diciamo quelle storiche, anzi più delle volte, le correlazioni tendono a distaccarsi, cioè a perdersi, soprattutto con il rilascio di notizie macroeconomiche oppure con situazioni abbastanza strutturali di un grosso rispetto a un altro, e vale la pena, diciamo, confrontare questi valori, cioè la correlazione storica, per dirvi, tra euro-dollaro e sterlina-dollaro. Ecco, attualmente, per esempio, facciamo un esempio, la correlazione tra euro-dollaro e sterlina-dollaro, una delle, diciamo, più famose in termini di correlazioni positive, è attualmente a me, per il calcolo che porto io, mi porta una correlazione al 54%. Il 54%, cioè 0,54, non è un'altissima correlazione su un periodo di 5 barre daily. Poi chiaramente bisogna vedere quale diciamo, periodo di riferimento andiamo ad analizzare. Però anche se volessimo mettere, diciamo così, fare un excursus storico sulla correlazione, ecco, come vedete, a 5 giorni 54%, 10, a 10 giorni 67, 76, 73, 72, 64. Non è proprio un'altissima, anche a 90 giorni. In questi ultimi 90 giorni non è che c'è stata una grandissima correlazione tra euro-dollaro e sterlina-dollaro, cosa magari diversa tra, faccio un esempio, euro-yen e sterlina-yen, scusate, euro-yen e sterlina-dollaro, dove vediamo un 94% attuale e comunque si è mantenuta discretamente alta, cioè sopra il 50%. Come vedete, ci sono dei pulsanti che sono, non solo sono verdi, diciamo, marcati di verde più intenso, ma sono addirittura bordati. Queste colonne bordate vi vado a indicare che cosa, come informazione subito d'impatto, il fatto che questa correlazione, per esempio, tra sterlina yen e euro yen, attualmente è 91%, quindi molto alta, ma anche nello storico è stata molto alta, quindi vedete 82, 82, 85, 83. Io che faccio? Vado a tirare un valore medio di queste correlazioni a 90 giorni. Se questo valore medio è superiore al 70%, allora ve lo vado a bordare. Cioè, in buona sostanza, concentrate l'attenzione direttamente su quelle valute dove praticamente sono bordate, perché quelle bordate non solo la correlazione è alta, ma la sta mantenendo alta da circa 3 mesi, cioè la media degli ultimi 3 mesi è molto alta. Ecco, vedete, CAD yen contro sterlina yen, non lo so, dollaro neozelandese contro AUD dollaro, molto alta, NZD USD contro AUD yen e via dicendo. Quindi qua vi potete divertire, diciamo così, a cercare innanzitutto il vostro periodo di riferimento, periodo di riferimento che potrebbe essere tra i 5 e i 10 giorni, chiaramente potete variarla questo parametro dalle barre analizzate. Voglio vedere invece la correlazione a 10 periodi, ecco, come vedete cambiano un po' le cose, però per esempio la correlazione tra NZD USD è rimasta a 10 periodi a 94, 92, 93, 92. Beh, è chiaro che questi due strumenti sono altamente correlati. Questo vale sia per le correlazioni positive e sia per le correlazioni inverse. AUD dollaro contro dollaro CAD abbiamo invece l'esatto opposto, dove abbiamo una correlazione invece negativa. Ora, credo fin qui non ci sono grandi, diciamo, difficoltà interpretative. Un'altra cosa che ho aggiunto, chiaramente una volta selezionato
diciamo, fatta la visualizzazione di questa tabella, voi volendo, questi sono tasti operativi che vi fanno vedere non solo la volatilità, ma cliccando sul tasto euro-dollaro, questo bottone, lui vi apre un grafico con il template che voi avete predeterminato. Quindi vi apre un grafico a parte in modo tale da essere immediatamente EURCHF, dico per dire, vi apre il grafico di EURCHF sul timeframe dove siete, quindi siete sul daily, sul timeframe daily vi apre il grafico relativo. Chiaramente potete fare una scrematura anche di timeframe, perché queste, ripeto, sono semplici, tra virgolette, fotografie dello stato attuale, quindi valori puntuali. Non abbiamo contezza di quello che è successo, cioè di come si è costruita la correlazione. E per fare questo, stasera vi faccio vedere, vi do, diciamo, oltre questo tool, anche un altro tool, un altro indicatore che serve proprio a questo scopo. Ora, navigando sui vari time frame, quindi possiamo andare su un H1, diciamo, l'expert è abbastanza veloce, poi dipende dai vostri PC. È evidente che dovete avere una buona base dati storica già preimpostata, altrimenti lui, insomma, dovete scorrere un po' sui time frame per farlo caricare. Quando però io vado su un H1, io qua sto analizzando le ultime 10 barre H1, quindi sto analizzando le ultime 10 ore. Quindi se volete potete fare anche uno studio della serie, diciamo, io vado a vedere il grafico daily e come sta andando, diciamo, nelle ultime ore, negli ultimi minuti. Volendo potete scendere anche a M5. Chiaro che il valore delle correlazioni troverete dei valori anche forse in alcuni casi sensibilmente diversi da altri valori presi da altri fondi, da altri siti. Vi voglio dire solo che se una correlazione è all'85%, un altro sito mi porta la correlazione all'82% piuttosto che all'87%, sappiate che è una buona correlazione, cioè non basiamo, diciamo, il tutto su un valore esatto, preciso, motivo per cui vi avevo messo nel tool tip una minima serie storica di quello che è stato l'andamento della correlazione negli ultimi 5, 10, 20, 30, 60 e 90 giorni. Fin qui è tutto chiaro? Ci sono domande? Ciao Mattia. Ci sono domande? No? Posso proseguire? Ok, bene, bene. Allora, abbiamo visto la matrice di correlazione, quindi per capire il valore puntuale, diciamo, di quella che è la correlazione adesso, in questo momento. Però chiaramente, scusate, solo un'ultima cosa, queste X servono semplicemente nel momento in cui avete visto la tabella. Se voi non la toccate la tabella, lui, a prescindere dal time frame dove l'avete messa, ogni ora faccio un refresh. Se voi volete fare un refresh voi, diciamo, manuale, basta semplicemente cambiare il timeframe e lui refresha. Una volta vista, siccome lui elabora in questo momento, potreste anche decidere di chiuderlo qui il pannello, quindi cliccando sul tasto X sparisce, ma l'expert, come vedete, è ancora in esecuzione. Per farlo riapparire o aspettate, diciamo, la scadenza dell'ora, oppure semplicemente, come vi ho detto prima, fate un refresh di timeframe e vi appare di nuovo la tabella. Stavamo dicendo, mi manca un aspetto relativo alla correlazione, cioè di come si è costruita la correlazione nel frattempo. È un motivo per cui stasera, in abbinamento alla matrice di correlazione, vi lascio anche l'indicatore che si chiama TS Correlation. Il TS Correlation che fa? È un indicatore molto banale, molto semplice, banale per modo di dire, che vi misura la correlazione tra, in questo caso facciamo una correlazione tra euro e sterlina dollaro, quindi io ho messo su grafico daily, voglio vedere la correlazione a 5 periodi, quindi 5, a 5 giorni, il colore della linea, vabbè, è in influente, qua potete giocare con qualunque tipo di incrocio, quindi simbolo 1 e simbolo 2, e voglio vedere come si è comportata nel frattempo. Cioè come si è mossa nel frattempo, se è una correlazione che posso considerare stabile, come vedete, oppure no. Se euro-dollaro, sterlina d'oro, ultimamente, negli ultimi 5, diciamo, una correlazione a 5 periodi, non mi piace molto perché non è restato, vediamo anche a 10 periodi se magari
ma è la stessa cosa, ecco, vedete, non, la costruzione di questa correlazione non mi piace perché oscilla un po' troppo, cioè non si mantiene stabile sopra il, diciamo, almeno 1,070, qua ci sono due fasce, la fascia 0, scusate, la linea 0, meno 0,70 e più 0,70. Attualmente sta battendo 0,67, diciamo come etichetta qui. Che cosa possiamo, andiamo a trovare una correlazione, diciamo, maggiormente positiva. La voglio far vedere, magari NZD/JPY contro AUD/JPY. Ecco, vediamo un po' questa fase, magari potrebbe essere, giusto per farvi capire anche come si muovono le correlazioni. NZD/JPY contro, mi pare, AUD/JPY. Ecco. Guardate invece questa correlazione. Questa correlazione è ampiamente, stabilmente, quasi, tranne in alcuni momenti, però insomma questi fanno parte un po' del movimento del mercato, però tendenzialmente sta sempre sopra 0,70, 0,80. Quindi è molto, 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 questi due cambi, NZD/JPY contro AUD/JPY, chiaramente avendo lo yen al denominatore tutti e due, sono estremamente correlati. Però con l'indicatore TS Correlation potete vedere appunto nello storico come si è mosso questa correlazione. Stesso identico discorso per la scrematura H1, mettiamo un attimo lo scorrimento, H1, H4, daily e via dicendo. Ecco, come vedete, io come mi muovo qui, H1, H4 daily, come vedete la fascia è sempre, insomma, la correlazione è molto 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 alta. E ora è chiaro che io qua poi ci posso implementare quella che possono essere le mie strategie operative, o in termini di triangolazione delle valute, e vi invito caldamente a seguire anche il canale Discord, perché a breve, insomma, farò vedere uno degli ultimi expert che ho partorito, oppure nell'ottica di spread trading, quindi vado a comprare una valuta rispetto a vendermene un'altra, e quindi faccio logiche di spread tra questi due cambi, che so perfettamente che sono molto correlati, per cui quando si distanziano io cerco di coprire questa distanza. Se ci sono domande, fatemela adesso, perché il tempo, diciamo, in 20 minuti vi ho spiegato, vi ho praticamente, diciamo, coperto il discorso delle correlazioni. È chiaro che ci sarebbe molto, 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 molto da parlare, però non è questa la sede opportuna. Io vi voglio solo far vedere due dei tool che, diciamo, do a disposizione gratuita per i clienti di Realty.me. Datemi un feedback se ci sono domande, altrimenti possiamo. Magari ci abbiamo 5 minuti, vi faccio vedere qualche altra cosa. Tutto chiaro, perfetto. Siete bravissimi. Siete bravissimi, non vi devo spiegare niente. Va bene, poi in realtà, diciamo, poi da questo sviluppo sono nate poi altre, diciamo, altre funzionalità che chiaramente ho dedicato a quello che è il mio trading personale, quindi io non sono predisposto, tra virgolette, per, diciamo così, la vendita di prodotti, me li faccio per conto mio, perché li devo utilizzare per conto mio, però mi rendo conto che, insomma, avere degli strumenti, diciamo, concreti, operativi, può aiutare chiunque. Chiaramente non sono strumenti, poi a quel punto non li posso rendere certamente gratuiti, però giusto per farvelo vedere. Dalla matrice di correlazione, questa è la matrice di correlazione, diciamo, lo vedete, TS Matrix Star Table Correlation. Mi sono fatto la mia matrice di correlazione personale, che è questa, che è molto simile, anzi uguale, diciamo, nell'infrastruttura, però ho aumentato le variabili esterne. Perché questa matrice di correlazione è predisposta per l'utilizzo con altri strumenti annessi. In questo caso parliamo dello spread trading. Vi faccio capire, io ho messo un template, mi deve aprire il template con il mio spread, sostanzialmente mi deve aprire un grafico, a prescindere da dove sono, me lo deve aprire su M15. Daily Reset, vabbè, poi ve lo spiego, e lo Start Date, poi ve lo spiego. Vabbè. Praticamente io che cosa faccio? Nel momento in cui, diciamo, mi appaiono questi dati, innanzitutto ho cambiato un po' la logica dei dati, perché qua che cosa ci abbiamo? Non abbiamo solo il discorso delle correlazioni, le correlazioni ce le abbiamo solo dove non sono evidenziati, ma dove sono evidenziati, vi faccio vedere.
Io mi faccio dare da questa, questo è l'incrocio tra sterlina yen e dollaro yen, mi faccio dare lo spread attuale, cioè che differenza c'è in percentuale tra una valuta e l'altra valuta, cioè c'è un differenziale di 1,24 in questo momento. La correlazione storica 5, 10, 20, 60 in allegato lo spread, cioè lo spread tra queste due, come si sta muovendo lo spread tra questi due cambi. Questo mi aiuta per capire se tradare, o meglio, aprire un'operazione di spread trading su questa coppia oppure no. Nel momento in cui io ho deciso di tradare questa coppia, che cos'è? Sterlina yen, dollaro yen, quando io clicco, quindi quando clicco su questo bottone sterlina yen, mi apre il grafico di sterlina yen. Ma se clicco sulla correlazione, cosa che non potete fare nella matrice che avevo fatto vedere prima, se clicco su questa correlazione, lui che cosa fa? Mi apre un grafico di euro-dollaro, perché mi interessa il grafico di euro-dollaro perché c'ha più, diciamo, più barre, è quello che ha più barre diciamo in assoluto. Mi apre un grafico di euro-dollaro con l'expert preimpostato sopra e l'indicatore preimpostato sotto. Io sono immediatamente operativo con questo tipo di approccio. Nel momento in cui ho deciso, ho visto che lo spread tra queste due valute è aumentato, quindi a 0,70. Voglio aprire una convergenza, in questo caso positiva, cioè io penso che lo spread da 0,70 ritorni indietro. Chiaramente mi posso fare uno studio tra daily reset e storico, quindi vado a vedere lo storico a seconda della data che ho impostato. Comunque, nel nostro caso, vediamo il daily reset, cioè ogni giorno io aggiorno questo, cioè il reset, scusate, questo calcolo. Attualmente c'è la possibilità, secondo i miei calcoli, diciamo, di aprire un'operazione di spread trading, facendo che cosa? Io dovrei vendere sterlina yen e comprare dollaro yen perché questo spread, diciamo, questa linea rossa torni sullo zero. Chiaramente, avendo l'expert diciamo, realizzato, io qua siamo in convergenza, basta che clicco open spread. Scusate, c'è qualcosa che non ha funzionato, però un attimo solo. F7 e spread. Vi dovrebbe chiamare, eccolo qua. Mi aveva chiamato un grafico sbagliato. Sterlina yen, dollaro yen. Questo è sempre lo spread, diciamo come valore dello spread. Sono in convergenza, ma posso decidere di fare solo convergenza positiva, negativa, divergenza positiva. Qui insomma ne ho elaborate parecchie. Ancora sto facendo un po' di lavoro. Voglio aprire una convergenza, in questo caso positiva. Lui che cosa farà? Mi venderà sterlina yen di 0,08 e mi comprerà dollaro yen di 0,11. Perché questa size? Questa size è dettata dall'allocazione, cioè io voglio investire su queste due valute 10.000 euro ciascuno. E quindi lui mi fa fare il calcolo diciamo, di quando devo impiegare. Se per avere informazioni sullo spread, diciamo, ho fatto un webinar, mi pare prima di Natale, se non ricordo male, sullo spread indicator. Quindi lo spread indicator, non proprio questa versione, ma diciamo molto, molto simile, anzi è proprio uguale, cambiano un po' questi pulsanti, vabbè, ma niente di che, lo potete andare a vedere, cercatelo nei vecchi webinar, dove ho parlato dello spread indicator. Dello spread, diciamo, expert non ho mai parlato perché non è uno degli strumenti che posso certamente concedere in versione gratuita. E tra l'altro lo sto ancora migliorando perché questa è per la gestione sincrona delle valute. Nel senso, io quando clicco il pulsante Open Spread, lui mi apre simultaneamente la sell di sterlina yen e la buy di dollaro yen. Sto lavorando adesso, proprio in questi giorni, a una versione asincrona dove posso decidere. Dico per dire, vendimi adesso sterlina yen, su dollaro yen mettimi una buy stop piuttosto che una buy. Magari ho la fortuna di, diciamo, indovinare il movimento, quindi prendere direttamente lo short di sterlina yen senza mettere il freno a mano, tra virgolette, di dollaro yen, quindi potrei gestirlo in maniera sincrona. Vabbè, ma questo fa parte di un altro tipo diciamo, di discorso. Ecco che comunque dalla matrice di correlazione io mi guardo solo questo pannello nel momento in cui decido e quindi vedo che lo spread si sta aumentando, sta diminuendo, dove siamo arrivati, dove non siamo arrivati. Questo lo voglio mettere in daily reset però perché non mi trovo con lo storico, perché se lo fa valere valori molto, molto vecchi. Ecco che mi dà altre indicazioni. Come vedete, la correlazione qua è a 96 e abbiamo uno spread di
0,77, che questo è proprio a NZD dollaro. Andiamo a vedere con Audi Yen. Eccolo qua, e lui mi apre da solo l'expert, e l'expert è su euro dollaro, però ragiona su NZD dollaro Audi Yen e mi apre il grafico relativo con NZD Yen, scusate, NZD dollaro Audi Yen, per essere immediatamente operativo. Voglio farmi in questo caso una convergenza negativa, lasciando il tasto convergenza se la calcola da solo, quindi faccio open spread, buy NZD, SL Audi Yen, immediatamente in segno di così, ve lo faccio vedere, è aperto, poi da qua posso gestire diverse cose, insomma, il profit, il trading stop e quant'altro. Bene, se non ci sono altre domande, io avrei terminato questa sera, se è tutto chiaro. Vi lascio in sovrapposizione la mia mail, anzi ve la scrivo pure qua, volendo, o mi incollo. Tutto chiaro? In mezz'ora ho fatto web, su queste correlazioni ci sarebbero da fare altro che un webinar, ci sarebbe da fare parecchi webinar, però non mi va, come ho detto prima, non mi va di fare spiegazioni morbose e poi arrivare a un concetto di semplicità delle cose. Il quadro, diciamo così, con questa vista d'occhio avete subito un quadro chiaro di quali sono le correlazioni positive e quali sono le negative. Tra l'altro, con quei riquadri che vi ho evidenziato, concentrate l'attenzione direttamente lì e siete immediatamente operativi. Senza parlare di come si costruiscono le correlazioni, di che valore possono avere, e tra l'altro, siccome vanno viste giorno, non dico ora per ora, ma almeno giorno su giorno vanno controllate, vanno monitorate. Ecco che con questo strumento avete direttamente in MT4 un simpatico tool che, insomma, spero vi possa essere di aiuto. Roberto, correlazioni più spread erano molto interessanti, andrebbe approfondito. Sì, andrebbe approfondito. Diciamo, lo spread l'ho fatto vedere in un webinar, diciamo, prima di Natale, ti invito ad andare a rivedere. Poi per il resto, insomma, magari su Discord vedrò di mettere qualcosina di simpatico. Bene, grazie. Grazie, benissimo. Bene, allora appuntamento a martedì prossimo con il decimo appuntamento. Grazie a tutti e buona serata. Arrivederci.